Oh, chi si rivede da un po' di tempo? Alessandro è il mio nome. Comunque, sono tornato dopo secoli a fare un video sul canale. Uè! Vabbè, scherzi a parte. Oggi cosa vi sto portando? Per farmi perdonare, siccome ho lavorato, non ho avuto tempo, sono stato purtroppo anche male. Allora, vi avverto che sto preparando qualcosa per il canale con un altro mio amico. Che si aprirà anche lui il canale, quindi faremo una cosa in collaborazione. Capirai quando ci abbiamo. Comunque, vabbè, cioè, lui zero, io meno di 50, quindi. Perché vi sto portando questo video? Praticamente, dopo vari tentativi, dopo vario tempo, sono finalmente riuscito a battere terra a livello 1 senza subire danno. Ovviamente per chi bazzica già il gioco sa benissimo che Terra è diciamo, un avversario che può essere luppato molto facilmente, di conseguenza non è difficilissimo batterlo senza subire danni, però insomma essendo comunque cioè, per un giocatore casual già un avversario difficile, immaginate, scusate la pausa, non l'ho fatta apposta, qua stavo facendo un'altra cosa col cellulare pure nel frattempo. Pensate quanto cacchio stavo concentrato, talmente tanto che stavo usando il cellulare mentre giocavo. Comunque, vabbè. Niente, vabbè, il combattimento è abbastanza semplice, basta lupparlo, continuare ad attaccare. Ovviamente qui adesso ci sarà la prima barriera degli HP, quindi infatti il Revenge Value verrà colpito per forza. E niente, si continua così fino a quando non raggiungerà la fase della Desperation 1, della mossa della disperazione. Ovviamente a livello 1 fai molto meno danno, quindi di conseguenza la battaglia si allunga drasticamente, no? Se a livello 92 questa battaglia sarebbe durata 1 minuto e mezzo, adesso dura 5 minuti scarsi. Comunque vabbè, diciamo è più divertente perché comunque sia c'è sempre il pericolo che puoi morire, giustamente perché terra se ti prende sei morto, non c'hai via di scampo, nonostante le mie statistiche comunque a livello 1 io le abbia aumentate abbastanza. A tal punto che insomma posso anche resistere più di due colpi e insomma non è male come cosa. Vabbè, a parte tutto, ecco, siamo quasi per raggiungere la seconda barriera degli HP, che però raggiungerò dopo questo attacco. Molto semplice, usa la Rising Sun e poi la frusta. Ecco qua, però mi ero dimenticato di mettere Thunder. Cioè, nella shortcut e di conseguenza ho premuto triangolo, invece c'era Fire, raga. E niente, qua ovviamente uso Thunder per raggiungere Revenge Value, senza avvicinarmi a lui, perché siccome vicino alla barriera ho paura di colpirla e morire male, anche solo subire danno. Quindi lo faccio andare, cioè lo faccio attaccare, poi dopo qui gli faccio una combo, li faccio arrivare alla seconda barriera degli HP. E adesso userò la mossa della disperazione, ecco qua. Molto semplice, molto veloce, non ci vuole niente. Ovviamente per schivarla è semplice, basta volare all'inizio, poi quando inizia ad attaccare basta fare una parata, un'altra parata, ovviamente usare destrezza, rotolare. Qui bisogna volare più lontano possibile. E qua semplicemente mettersi dietro a una parete, cioè in questo caso a Burrone, per far sì che lui non si teletrasporti dietro. Puoi usare la fusione limite, attaccare con Ars Arcanum, no, senza fare la finisher ovviamente, perché la finisher raggiunge Revenge Value. Poi puoi usare Zangetsu Ken, di nuovo con un altro Ars Arcanum, di nuovo con un'altra combo con Zangetsu Ken, un ultimo Ars Arcanum. E ovviamente lui adesso, siccome ha ancora abbastanza vita, tornerà a rifare la mossa di disperazione da capo, ma non è un problema. Di nuovo, parata, parata. Va, salti, vai lontano, più lontano possibile, dietro a una parete, così non si teletrasporta. Parata, 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 abbastanza di frames per rimanere vivo. Fusione limite, lanci un etere per poter ripristinarlo subito, cioè per ripristinare la barra dell'MP. Ars Arcanum, Zangetsuken, Ars Arcanum, e adesso a questo punto è praticamente morto, perché un altro Zangetsuken e un altro Ars Arcanum è morto, cioè non può sopravvivere, ecco qua, molto semplice, cioè a vedere è facile, però voi non potete capire dopo quanto tempo ci sono finalmente riuscito a non subire nemmeno un danno, che è roba tipo assurda. Ovviamente, siccome era la prima volta che lo combattevo, cioè prendo la corona, e adesso faccio delle statistiche molto semplici. Ah vabbè,
livello 1, attacco 19, magia 16, difesa 22, resistenza tutta al massimo perché ho i fiocchi, gran fiocco, 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 testa di zucca, accessori vabbè non sono utilissimi, comunque sia, quello che dovete vedere è questo. Vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video.